Franco, che bei ricordi. Assessore alla pubblica istruzione, dovrebbe essere il liceo classico, ma non sono certo, al centro di Nisellitti, un attore. Giovanissimo, guarda, bellissimo. Che bell'uomo che era da giovane. Bellissimo, Nini. Ecco, Nini veramente è stata un'istituzione, un cielo imperiale. Certo. Grande. Cioè, ma, questi sono tutti gli uomini di Casalino. Pochi giorni prima che Enzo Casalino morisse. E alcuni di essi stanno ancora pimpanti. Sì, sì. Peppino Avellino si è ricandidato, si ricandida. E se Peppa Avellino. Nicola Padovano. Lì c'è Enrico Esposito. Poi sì, Enrico, eccolo là. Sì, Nini Sellitti. Questa è tutta la squadra socialista. Sì, erano gli uomini, diciamo, gli uomini di Enzo Casalino. Diciamo eccolo così. Qua, Enzo Casalino. Qui siamo con Giuliano Amato. Con Marilita Realfonso, Nini. Sì. Poi c'è Nicola Padovano, Nini Sellitti, Giuliano Amato, eccolo qui. Sì. Venne qui a fare una conferenza durante il sindacato di Marita e Alfonso. Non mi ricordo, ma venni pure io, se non mi sbaglio. Sempre liceo classico. E devo dirti che il sindacato di Marita e Alfonso, che è durato poco, pochissimo, perché fu boicottato dalla DC, ma da tante altre situazioni, secondo me è stato uno dei migliori sindacati che abbiamo avuto nel Cielo Imperiore, che Marilita è una donna in gamba, intelligente, capace e sapeva anche guardare lontano. Io ero vice sindaco ed è stato il sindacato più bello che ricordo, in assoluto. Le mandiamo in saluto. Certo, certo. Marilita, Franco, come al solito sai, ti vuole bene. Da quando tempo non la vedi? Ci sentiamo anche voi, sono stato una volta a Rivisondere, che lei ha una casa lì, sì. Insieme, poi qualche volta l'abbiamo incontrata ad Acciaroli, che anche lì ha una casa lì, però Marita è stata veramente colpita dalla vita con la perdita di Pasquale, perché Pasquale. Lei e Pasquale non erano due persone diverse, erano due corpi diversi ma una sola persona, erano così legati. Lo dico perché io sì. Taluni pomeriggi sì. Passavo a casa sì, è vero, è vero. Che sia Marilita e Pasquale volevano che io stessi. Pasquale adorava Marilita, ma l'adorava letteralmente. Sì, sì. Qui siamo ancora noi, Marilita e io. Che sono trofei lì a terra? Era una corsa per bambini e quindi noi premiavamo i bambini. Corri con il papà si chiamava. La facemmo. Anche 80... questa sì, non se sì, ne parla sì. Proprio no, più. No. La facemmo per 84, 85, 86, parecchi anni. Sì. No, questa è la moglie di Salvatore di Giacomo. Ma che poi me l'avete? No, è mezzo. È bellissimo. Salvatore di Giacomo era di Nocere Eloisa Avigliano ed è di Nocere Inferiore. La gente non lo sa questa. Avigliano? Sì, abitava sul parco, il famoso parco, il parco sì. tutto che ormai che. Abitava lì sopra con una famiglia. Una donna molto molto bella. Di Nocere Imperiore ha dovuto attendere 11 anni per sposarlo perché la madre di Salvatore di Giacomo c'ha no. Sta Nuceresi, non di Avigliano. Non voleva che somigliasse a Nuceresi, diceva così. Poi Avigliano è un misto anche di famiglia paganese. No, loro erano originari di Capracotta, erano originari di Capracotta però. Ah. Ma abitavano qui da parecchio. Qui, questo è il mio primo corteo, cioè la prima processione che ho fatto da sindaco, 9 maggio 1992. E lì Antonio Guaritore. Ci siamo tutti qui. San Prisco. Sì. Colella, vedi? Pietro Colella. Alfonso Feltra, poi ci sono io, Antonio Guaritore, Nicola, poi dietro c'è Paola Maurino. Sì. Quella processione mi portò male. Sì, perché? Perché io sono anticlericale, la Chiesa non mi perdona certe cose. Allora, dovetti per forza fare questa processione. Come certo. Potevo dire? Ero il sindaco, fresco eletto, mi chiamò anche il sindaco di quei tempi, mi disse lei deve venire, che io tentennavo, lui lo sapeva. Vabbè, andiamo, tutti insieme. I democristiani mi misero in mezzo, perché erano cristiani, intruppati. Iniziò questa processione. Faceva un freddo cane, ma un freddo. E tu solo con la giacca. Io che sono stato sempre molto deboluccio di costituzione, senza niente addosso perché non potevo. Quindi
Finita la processione, arrivammo al vescovato, tenevo la febbre a 39,40. Mi prese Nellino il vigile, io mi venne a prendere la macchina, mi portò a casa e feci 9 giorni a letto con la febbre. E gli amici mi dicevano: t'ha pulito patatella, perché tu non lo grido. E qui sono una classe di alunni, i miei studenti, la ragioneria. Oggi sono tutti laureati, sposati, grandi. Lo so, per noi docenti poi questa è la vita. Sì. Qui sono tutti. Ritroviamo i nostri ex alunni sposati. Come... Certo. Sì. No, sono... Mi vogliono, guarda, veramente un rapporto bellissimo con i miei ragazzi. Franco, ma ti sei reso... Questo è Togliattino, di cui ti ho parlato. Sì, sì. Un comunista ante-litteram. Quando è morto Togliattino? Questi erano i frati, non so se ti ricordo, Ciccio Scarpara. Stava giù Capocasala, aggiustava le scarpe. Ricordo. Ciccio Scarpara, no. Era un personaggio che c'era, famoso, conosciutissimo, divertentissimo, barzelletto, simpatico. Lui era il fratello, e il fratello era un comunista proprio sfegatato. Tanto che quando è morto è venuto Berlinguer qui, perché era morto, a portare il saluto del partito, che non era ancora il Berlinguer nazionale, certo. Però era una persona. Ecco qui al concorso a Roma, quello che vincemmo. Che vincevamo a Roma, i Killers, i Killers. Molti di noi ricordano questo complesso, era il periodo in cui si andava a ballare. Sì, sì, sì. Sai chi era il più bravo in assoluto? Un paganese, Mario Bongiovanni. Non so se lo conosci. Mario Bongiovanni. Perciò ti ho detto prima. È un grande. C'erano i Killers e gli Uragani che erano. Sì, Salvatore, ma Mario Pepe. Mario Bongiovanni aveva l'orecchio del gatto, lui era musica, lui era poi, musica. Poi era un bel ragazzo. Non solo. Cioè... Però ce la combattevamo. Sì. Te dico la verità. Non diciamo i fatti nostri, esatto, pubblicamente. Hai ragione. Lasciamo stare. Ce la combattevamo. Qui invece io e mio fratello. Enzo Casalino. Per 10 anni siamo stati fratelli, non amici, fratelli. Abbiamo condiviso tutto, tutto. Mi venne a prendere a scuola nel 1984, io ero comunista. Come devi stare ancora? Un bel giorno mi vede arrivare Enzo Casalino a ragioneria. E mi chiamò, mi dice: t'ha già parlato. Ma che cosa fa? Ti ha già parlato? Ma chi è? Tu tenevi i commenti socialisti, ti devo candidare al consiglio comunale. A me. E io sono comunista. No, stasera andiamo a mangiare la pizza e ti spiego perché tu non puoi essere più comunista, tu sei socialista. E dice: ma io sono socialista, sicuramente sì, sono socialista, però non intendo ricandidarmi, no, tu devi candidare, perché io devo prendere il partito in mano, non c'è l'imperatore, assolutamente, devo prendere più consigliere comunale della Rivoluzione Cristiana. E come fai? Io non mi candido, lui era consigliere comunale, io non mi candido, faccio candidare gli altri e prenderò personalmente 4 consiglieri soltanto io, disse lui. La mattina, per la fine, vabbè, facciamo così. E mi candidarono. Ora, è la prima volta che io mi candidavo all'85, mai candidato, e nel partito, che io non c'ero mai stato, mi consideravano un portatore d'acqua. Certo. Bellissimo. Porto i 100, 200 voti, 300 voti, così. Sì, sì, con tutti i miei ragazzi di scuola, feci il quarto, presi 897 voti. Franco, una curiosità, sì. Ma in quel periodo, sì. Franco Caso non era... il nocerino, Franco Casa era, non voglio usare neppure il termine politico, sì. Ma insomma eri l'amico di tutti. Sì, mi volevano bene, era devo dire la verità, la città era molto, in tutte le città. È vero, sì. Ma ti rendevi conto che tu eri un esempio per tanti di noi, oppure no? No, non l'ho mai messo in considerazione questo fatto, però è il mio modo di essere, io ho un rapporto con gli amici... Penso che sia bello, perché è fatto sempre di simpatia e trasporto. Ma è bello, però modo. Attenzione, fin quando, ecco io poi la parte brutta del mio carattere, se subisco o ritengo di aver subito qualcosa che non mi va dai miei amici, chiudo la porta per sempre, non la apro più, mai più, non c'è più possibilità, non do possibilità. Ma questo anche negli affetti, in tutto. Però io dico, io e te siamo amici. Sì, da una vita. Da una vita. Cioè, io sono di qualche anno più giovane, io ho sempre guardato a te come a qualche altro di questa, sì, terra, certo. Come esempio. Sì. Io sono stato anche un politico, sì, lo anche, so. Ma l'ho fatto perché guardavo a taluni di voi, sì, che facevate politica. Eravamo quella generazione che veniva dopo i Carlo Tramontano, Mimì Bifolco, caspita, e sì, qui a Fulvio Torquato e tanti altri. Ma dico,
ti rendevi conto che tu eri un esempio per tutti quanti? Per molti forse con i miei ragazzi sì, con i miei ragazzi sì, a scuola. Certo. Che poi me lo dicevano proprio, quindi... Non quando giocavo a pallone, perché ero una schiappa totale, non sapevo tirare un calcio, poi sono stato legato sempre per lo sport. Non l'ho mai praticato, non era per me. Per il resto, poi io spingevo sempre, insegnavo inglese e letteratura, ma spingevo i ragazzi a leggere. È stato sempre il mio pallino, dovete leggere. Certo, certo. Perché la lettura che cos'è in fondo? È un rapporto che tu hai con delle menti che magari sono vissute 100 anni fa, 200 anni fa, tu parli ancora con loro, con i loro pensieri. Quando mai avrai questa possibilità di poter avere una tale estensione di contatti con la gente? Il luogo più bello per te per studiare, per leggere? A letto. Sì. Sai quando ero bambino come leggevo? Perché mamma non voleva che perdevo la vista, così sotto le coperte. Prendeva la pila e continuava a leggere, che mamma mi toglieva i libri, io lo pigliavo sotto la cosa con la pila e continuava a leggere. Qui sei con Marilita, se non sbaglio. Sì, questo è un corteo del 1° maggio 1988. Quando quel corteo vedeva centinaia e centinaia. Beh, era qualcosa di impressionante. E lì c'era la gara a chi otteneva più mazzi di fiori. Veramente? Ah, sì, tutti questo quelli... non lo sapevo. No, guai se tu prendevi pochi mazzi di fiori, vuol dire che non eri molto stimato dalla gente. Io questo non lo sapevo, infatti io vedi, non ne ho, perché cosa facevo? Mi davano i mazzi di fiori e li godiava alla gente man mano che passava. A un certo punto penso a mio marito, ma tu sei scema. E qua non dire neanche un mazzo male, che la gente che dice che tu non sei nessuno, non c'eri in vero. Allora lei cosa fece? Prese 2 o 3 mazzi dei suoi e me li diede, e me li fece tenere. Tieni questo. Cioè. Senti Franco, sì. Faresti di nuovo tutto quello che hai fatto? Ma sì, sicuramente sì. Farei di più se possibile, perché ma lì c'è entrata anche un po' poi la fortuna, come diceva Napoleone, la vita è tutto. Sai Napoleone come sceglieva i suoi marescialli, i suoi generali importanti? Gli portavano un capitano, dice, questo è bravo, sul campo di battaglia è bravissimo, c'è Napoleone, ma è fortunato. Dice, no, ma che è bravo? È fortunato o no? C'è Napoleone. Perché se non è fortunato, non lo voglio, c'è Napoleone. Non mi serve. Per non dirti mi come serve. La fortuna nella vita. Ecco, qui sono io, sindaco, questo è l'onorevole deputato Dello De Chiare, e questa è la Ficuciella, la signora Ficuciella, dovresti. Sì. E quindi probabilmente avrei potuto fare più di quello che ho fatto, ma ho incocciato Tangentopoli. Io sono stato eletto sindaco proprio il giorno in cui è scoppiata Tangentopoli. E non ti dico che cosa è stato il mio sindacato. Certo. Era pazzesco. Alla fine io sono... i socialisti... No, era una caccia. Sì. E poi di questo devo dirtela, anche se forse sarebbe stata meglio non dire, ma non me ne importa, alla mia età posso dire quello che voglio. Mi arrivavano avvisi di garanzia, una continuazione, nei B16 in poco tempo, avvisi, ma che cos'è? Facesse la collezione. Ma anche per le cose più stupide, la signora che aveva fatto una scala a Cavioriglia, 3 scalini, allora mi mandarono avvisi di garanzia perché questa diceva che era amica di mamma, ma non la conosceva neanche forse. Ma che succede? Allora, mio cognato, l'abbonante, l'avvocato schiavo, che era un avvocato di Cassazione, andò sul tribunale e chiese, parlò, ma che sta succedendo? Gli hanno detto testualmente, sappiamo che tu hai una persona per bene, però è un sindaco socialista, se ne deve andare, proprio così. Lui è tornato a casa e Franco, vedi che cosa stanno così, decidi tu che cosa vuoi fare. Purtroppo siamo in Tangentopoli, la situazione è stato così, è inutile negarlo, con tutte le buone ragioni che c'erano dietro Tangentopoli, e c'erano, tanto per carità, non è che non ci fossero, però questa fu proprio una prevaricazione. Io decisi che la mia vita privata contava più di questa, no? Col parere contrario del prefetto, che non voleva accettare le mie dimissioni, mi dimissi di me. Allora, non mi ricordo, non mi ricordo, non me lo ricordo, mi sembra cortese, ma non lo ricordo più. Mi dimissi, me ne andai e sfumò tutto, finì tutto. Cambiano cera. Questi sono i questi candidati, sono i candidati della prima volta che mi sono candidato, i famosi 40 candidati del PSI. La prima volta che mi candidato, 1985. Ma oggi consiglieresti a qualcuno di candidarsi al Consiglio Comunale? Sicuramente sì. Però sai cosa noto? Che la mancanza dei partiti è qualcosa di gravissimo. Certo. Perché oggi sono tanti uno
che sì, credono di essere tutto. Il partito. Certo. Ognuno di essi ritiene di essere tutto, ma non è così. Partito significa parte di qualcosa. Se tu sei parte di qualcosa, sei una forza, ma da soli puoi illudere quando vuoi, non sei nessuno. La scena negli ultimi anni è mutata in peggio, di non poco, di parecchio, però non dipende dall'amministrazione. Vedi, le amministrazioni possono fare e fanno entro un certo limite, ma quello che è mutato male, purtroppo, è la popolazione, è cambiata. Tanti, ma non è una cosa non che è ben educato. Non è qualcosa che io noto soltanto nel cielo inferiore, la noto in parecchie parti. È mutata, è diventata cattiva, aggressiva, egoista, non ha proprio idea di cosa sia il bene collettivo, il bene di tutti. Esiste soltanto il bene personale, l'interesse personale. Ed è la stessa motivazione perché i consiglieri, chi si candida, è uno, perché chi pensa al suo interesse personale. Certo. A fronte di questo non è che si possa fare molto. Allora, l'educazione del popolo sarebbe la prima cosa da fare. E poi anche bisogna che le leggi si applichino con più forza, perché tu un popolo lo educhi sempre pure in questo modo. Prima di potergli dare l'educazione civica a scuola, è relativa, bisogna che ci sia una forma di autorità in chi comanda. Ti racconto un episodio. Stavo a Londra con una mia scuola, 1987. Andammo con la mia scuola all'Empire, che era una grandissima discoteca al centro di Londra. E una scuola che dorme, immensa. Mentre stavamo lì, arrivarono una decina di giovani inglesi, birre, non si capiva niente. La signora che stava alla cassa, la ricordo con la giovane, disse: "I call the police." Io chiamo la polizia. Certo. Questo lei fece telefonare. Vennero dopo neanche 2 minuti. Li presero, ma li riempirono di botte e se li portarono. Voglio vedere se qualche altro fa quello che fece. No, sì, capisci? Se la stessa cosa fosse avvenuta in Italia. Ma figurati che succedeva. Avevano battuto, fatto questo, polizia fascista. Non è così, non è così. Se non c'è chi ti dà l'ordine, la regola diventa che cosa? Niente, diventa nulla, non ha più forza. Non è così. Ma la gente, per esempio, in Germania, dove io sono stato spesso per lavoro, se in Germania tu getti, anche adesso è così, una cicca a terra, ma puoi stare convinto che c'è qualcuno dietro che ti chiama e dice, con la mano ti indica, devi prendere e metterti in tasca. Questo avveniva in Australia. Sono paesi democratici. Sette lì in non Australia. Sono paesi democratici, ma hanno il concetto di cosa sia la regola, il rispetto. Qui non c'è più niente. No. Per esempio, tutte quelle gente che portano quei cani dappertutto, ma è uno spettacolo indecoroso. Io amo i cani, ho avuto 6 cani dopo, ma bisogna anche tenerli bene, non esiste. Li porti dappertutto, li fai defecare a terra, te ne freghi. Li fai salire sulle panchine, ma non si può, non è modo. Questo non è più civiltà, non lo è. Senti Franco, io venendo qua, ho visto che a fianco a questo spazio c'è la caserma russa. Sì. Mi piace il 1738, Palazzo Ducale Carafa. Sì. Era un palazzo ducale. Mi piace il cuore. E lo so. Adesso non è più, non appartiene più all'esercito. Lo so. Perché mi sembra che appartenga al quale ministero? Della cultura. Beni culturali, sì. Però dico, aspettiamo che cada a pezzi. Questo è uno di quei problemi seri, perché poi metterci le mani non è una cosa semplice, lì ci vorranno centinaia di milioni di euro, qui sono 500 stanze più o meno, non è una sciocchezza. Però e poi dovresti avere già una destinazione, una università, un centro di cultura, devi fare qualcosa, altrimenti aggiustare e metterla a posto solo per poi non farci niente, non avere idea. Devi avere l'idea di cosa sia. Certo, sarebbe... portare qui l'università. Sì, ecco, questa è una cosa bellissima. La portata ufficiale, o fare un grande museo, perché a Napoli abbiamo nei sotterranei del Museo Napoletano. Tanta roba di Nocera. Sì, potrebbero benissimo fare un museo importante anche qui, ma penso che Pompei e Napoli non ce lo faranno fare mai, probabilmente no. Indubbiamente creerebbero dei problemi, ma io ritengo che dove vuole lo Stato nessuno possa dire assolutamente nulla. C'è di maggiore piglio, maggiore forza anche qui. Franco, ti ha fatto piacere registrare questa puntata. Grazie. Questo sono io. Questa è la prima sera che ho suonato all'Hotel Bristol. Bellissimo. Sì, la prima volta. Da solista? No, ero accompagnatore. La prima volta che debuttammo fu all'Hotel Bristol di minori, se non sbaglio,
e mi fecero questa foto. Era una vaga somiglianza, un falso di anno. 1965. Tempi d'oro. Tempi d'oro. Quanti anni sono passati, mamma mia. Franco. Avere ancora tu quei capelli, che bella cosa, eh? Vedi là, vedi là. Qui invece sto con, ti ricordi, Rossi, il trombettista. Nini Rossi. Grande trombettista. Il silenzio. Sì, il silenzio. Lio Fusco, Mazzotti e poi che sono io con gli occhiali. E qui sarà al Festival del Pomodoro 1967, organizzato dal professore Pietro Villani, Ester Marrazzo da quei tempi. Sì. Presentava Corrado. Ti ricordi Corrado? Come? Corrado. Ma noi abbiamo dei giusti personaggi. Sì, sì, là, sì, 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 è vero. La Pagani non c'era, è e altre città. Sono senza dubbio. Io ho ascoltato Mina a Pagani, Villa Comunale. Lo so. Tanti anni fa. Io ero un ragazzino, mi ricordo. Che bella donna che era. Senti, ai tuoi concittadini, sì, vuoi lasciare un messaggio? Io amo Nocera e l'amerò sempre, non solo perché è la mia origine, certamente ho le radici qui, ma poi perché i nocerini hanno qualcosa che io sento mio, quindi li amerò sempre. Vorrei soltanto che capissero di più che cos'è il rispetto per la città, questo è. E l'amassero. Questo è, perché non c'è rispetto per la città, non ne hanno pochissimo, questo mi dispiace. Un saluto particolare. A mia moglie. Eccola lì, sì, e non sì, vuole farsi vedere. Non vuole farsi Ciao. Vedere. Comunque la riprendiamo, sì, comunque sì, la riprendiamo. Sì. Collega, lei, poi, collega. Sì, poi i miei figli, i miei nipoti. Certo. Ho un nipote che già fa medicina a Roma. Bellissimo. Figurati, sì. Bellissimo. No, io ne ho uno solo di un anno e mezzo. Sì. Ancora presto. Franco, ti ringrazio. Grazie, grazie a te, grazie a voi, davvero. Mi hai dato la possibilità di raccontare sì. un po' di storia recente. La nostra vita, i nostri tempi. E poi è la nostra vita, perché sì, vero, abbiamo percorso... Tempi. Qualcosa l'abbiamo fatto, dai. Qualche traccia l'abbiamo lasciata. Sì. Qualche traccia l'abbiamo lasciata. Vabbè, nessuna traccia dura in eterno, questo durerà qualche anno. Almeno questo. Durerà di più. Io ti ringrazio. Grazie Franco, a te, grazie a voi davvero. Bel momento mi hai fatto sì. vivere. E... ti auguro che tu possa vivere ancora altri 100 anni. Sono troppe. 90 allora, no, basta così, 90. Mario, che dici? Bello vivere gli anni in cui si sta bene. Certo. Poi certo. dopo diventano un peso. Un la malattia saluto. È uno scopo, lo sai, la vecchiaia sì. è uno scopo. Quello di farti abituare alle idee della morte. Altrimenti se tu sei non sempre... Essere, no, non essere. Ma è così. No, io lo dico con un'estrema freddezza. Io sai che è un modo in cui tu ti accosti all'idea della morte, che purtroppo c'è, deve venire, fa parte della vita. Ti ci accosti sapendo, vabbè, ormai questo non c'è più, questo non c'è più, tanto vale che ci arrivi. Io ho fatto mio un pensiero di un amico mio che non sì. c'è più. Il quale dice, Piero, quando sarà il momento? Un grosso sospiro di sollievo. Ah, è finita. Però c'è una cosa che bisogna assolutamente. Cosa cos'è? Mi sembra che sia un pensiero di Ungaretti, non è mio. Venga la morte e mi trovi vivo. Certo. Perché si può morire anche prima di morire. Prima di morire, venga certo. la morte è di e morti, mi trovi di morti vivo. Vaganti, sì. qui ce ne stanno questo, parecchi, io questo posso anche avere tutti i problemi. Sì, ma adesso la siamo essere diventati vivo. Troppo pessimisti. Hai ragione. Noi dobbiamo sorridere. Chiudiamola qui e ridiamo. Dobbiamo sorridere, Franco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, è stata una bella storia. L'appuntamento alla prossima con un'altra storia, un altro personaggio e per raccontarvi la storia della nostra terra. Una terra che se ne dica è bellissima, ricca di storia e ricca di grandi personaggi. Stasera ne abbiamo raccontato uno, il professore Franco Caso. Ciao.